un momento molto importante quello di stamattina, perché per fare proprio il punto su questo piano strategico, che cosa prevede per i prossimi 3 anni. Sì, abbiamo voluto fortemente un punto stampa, perché è un lavoro che va avanti da tempo, quindi non è che oggi c'è una scadenza particolare, però siccome è un lavoro impegnativo, forse unico in Italia, che mette insieme la cooperazione tra il sindaco metropolitano, i consiglieri metropolitani, l'intera macchina amministrativa, per un lavoro particolarmente imponente, perché parliamo di, insomma, una somma complessiva impegnata circa, no, parliamo complessivamente del piano strategico di 300 milioni di euro. Cominciamo a parlare oggi delle strade, dove si tratta di circa una settantina di milioni di euro, ed è bene che i cittadini dell'area metropolitana, cioè 92 comuni, 3 milioni e mezzo di abitanti, quasi il 60% della popolazione campana, sappiano come la politica investe correttamente nel loro interesse risorse che ci siamo andati a prendere in modo assolutamente non facile. Quindi si tratta di assi viari assolutamente fondamentali per la mobilità tra le varie arterie cittadine di tutti i comuni della città metropolitana. Oggi parliamo di strade, poi affronteremo il tema delle scuole, poi affronteremo il tema dei parchi, quindi faremo una serie di conferenze stampe, incontri mirati, in modo che tutti sappiano e possano anche verificare che poi queste cose partono, queste cose si fanno, perché poi sarà ai comuni utilizzare correttamente le somme che la città metropolitana destina a loro. E poi ci sono comunque i finanziamenti che la città metropolitana per suo bilancio garantisce poi per tutte le materie di competenza della città metropolitana. Cioè il piano strategico è qualcosa in più, è un'opportunità e una certezza che viene data ai comuni che spesso hanno problemi di cassa e che non possono realizzare parchi, non possono riqualificare strade, non possono mettere in sicurezza le scuole. È una manna dal cielo, è un obiettivo che abbiamo fortemente sostenuto, il sindaco in prima persona, e siamo riusciti ad ottenere questa giusta rivendicazione, che era l'utilizzo dell'avanzo libero dell'amministrazione. Dei 380 milioni, noi circa 300 li abbiamo deciso, il Consiglio e l'unanimità, di darlo appunto ai comuni con una quota parte di 100 euro ad abitanti. Gli altri 80/100 milioni di euro li spendiamo su funzioni fondamentali, strade, scuole, ambiente e quant'altro. Stamattina abbiamo presentato quelle che sono le idee progettuali per le strade. Abbiamo altresì fatto vedere in questo biennio 17-18, parte del 19, quello che abbiamo svolto. Abbiamo rappresentato alcune opere fondamentali, tra cui la riapertura di uno svincolo mai messo in esercizio, quello di da Grumonevano verso la perimetrale di Merito, ma abbiamo altresì annunciato che dei 72 milioni di euro che abbiamo utilizzato del piano strategico, 25 milioni e 22, 19, 20 e 21, noi interesseremo tutte le arterie metropolitane con attività che interessano in primis la sicurezza stradale e poi le opere di salvaguardia, vale a dire anche manutenzione del verde, pareti rocciose e quant'altro. Quindi un lavoro fatto in maniera certosina dalla direzione tecnica, a cui vanno i miei ringraziamenti, ma tutta la struttura di città metropolitana, dalla direzione generale a quella strategica e all'ultimo dipendente, tra virgolette, perché è un gioco di squadra. Io dico sempre che da soli si fa prima, ma insieme si fa di più, e noi stiamo facendo di più. Quali sono gli interventi previsti per le isole? Per le isole sono gli stessi interventi previsti per la terrafirma. Noi parliamo di accordi quadro che interesseranno, ripeto, tutte le arterie metropolitane, tra cui anche quelle delle isole, Capri, Ischia e Procida. Tutte le strade provinciali, ognuna per il proprio comparto, avranno stanziamenti uguali. Nel triennio, ripeto, 72 milioni di euro. Consigliere, la città metropolitana verrà, tra virgolette, in soccorso anche dei comuni, perché oltre ai lavori di propria competenza sulle strade, in questo caso di propria competenza, darà anche fondi ai comuni per intervenire su strade di competenza comunale? Assolutamente sì, come dicevo, perché nei 300 milioni di euro che noi abbiamo stabilito di dare ai comuni, i comuni hanno scelto loro le attività finanziabili e ci sono per la maggior parte anche le strade dei comuni. Comuni che conosciamo lo stato economico degli enti locali in sofferenza, non avrebbero mai potuto mettere in sicurezza o fare una nuova strada. Attraverso l'utilizzo dell'avanzo libero con le procedure dovute, riusciranno finalmente anche i comuni con fondi metropolitani a mettere in sicurezza le proprie arterie, quelle comunali.
il sindaco non l'ha detto, tu lo hai accennato, è stata una guerra per recuperarle questi soldi, lui ha parlato anche di una guerra giudiziale, ci puoi dire qualcosa in più? Assolutamente sì, perché vi era una diversa visione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Rispetto ai vincoli di bilancio che imponeva il patto di stabilità, il sindaco, con interpretazioni normative, giuridiche, ma anche costituzionali, è riuscito a far valere la propria interpretazione, ma quella di tutto il Consiglio, attraverso il quale gli enti pubblici non sono delle società per azioni. L'utilizzo dell'avanzo libero deve far sì che deve essere a supporto di tutti i comuni e quindi non dobbiamo fare un dividendo per i soci, bensì dobbiamo dare soldi alle comunità per funzioni fondamentali dettate dalle linee strategiche metropolitane.